in altra concentrazione per tenere testa ad un'ottima Udinese che coglie la sua sesta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Per il Milan invece è la prima sconfitta in questo campionato. Andiamo a vedere il montaggio firmato da Donald Conti. In attesa dell'annuncio che riguarderà, come sembra, Nedved, i tifosi del Milan non hanno dubbi, pallone d'oro a Paolo Maldini, un grande 2003 naturalmente per i campioni d'Europa che cominciano malissimo. Errore di Serginho, ne approfitta Jorgensen, Pinzi vede il movimento di Fava e il cannoniere dell'Udinese colpisce. Niente da fare per Dida, Udinese che sogna la sua terza vittoria nella storia in casa dei rossoneri. Sbagliato anche il movimento di Laursen che lascia libero il bomber dell'Udinese. Prova qui Inzaghi che poi sbatte proprio con Laursen. In attacco Inzaghi e Thomasson. Poi Kakà inventa un corridoio geniale per Inzaghi. Alla disperata De Sanctis, Bertini fischia il calcio di rigore. Protestano i giocatori dell'Udinese. Primo replay che non chiarisce. Qualcosa di più si ha invece nella riproposizione di questo replay con l'anticipo di Inzaghi rispetto al portiere avversario. Dal dischetto Pirlo appare molto teso, spiazza sì De Sanctis ma sbaglia. Palo e poi mette fuori Calazze. Prosegue la maledizione di Yokohama nei calci di rigore per il Milan che poteva rimettersi in carreggiata. Gattuso di sinistro, non ci sono problemi per De Sanctis. Udinese che mette in difficoltà in Milan con le sue mezze punte, Muntari e Jorgensen dietro Fava. Poi il tuffo da parte di Kakà, sicuro De Sanctis. Ancora Kakà, cerca di andare via sull'esterno, va giù, ma anziché il calcio di rigore arriva il cartellino giallo per simulazione. Kakà blocca la gamba a Pazienza, sembra predisporsi Kakà, anche se questo replay non esclude del tutto il contatto tra i due. Poi Jankulowski, è ottimo l'esterno per inserimento di Jorgensen, si fa sorprendere Laursen, è incerto Dida, pennella l'assist di Jorgensen, ma Fava sciupa la ottima occasione. Poi su respinta di Kroldrup mette giù Cafu, attento sul primo palo ancora De Sanctis. Dall'inizio della ripresa costa curta per Laursen, punizione deviata in barriera di Pirlo, ancora De Sanctis attento. Non si può giocare su questo campo, dice Ancelotti. Insiste il Milan, Kakà mette giù dal limite, chiuso un po' troppo l'angolo del destro. Poi al sesto Bertotto, palla in rete, esulta il capitano dell'Udinese, ma la rete va attribuita a Sensini. È importante, decisiva la sua deviazione che mette fuori causa Dida. Attenzione alla posizione di Sensini, leggermente più avanti rispetto a Calazze, anche se non c'è luce tra i corpi al momento della partenza della punizione di Bertotto. Poi Jorgensen per Fava, fermo Costa Curta, prova di sinistro Fava, sempre temibile l'Udinese, cambia qualcosa Ancelotti, inserisce Boriello per Serginho, poi Ambrosini per Pirlo. Una chance per Cafu e si porta sull'1-2 il Milan con Cafu, sbaglia il tentativo di rinvio Sensini e Cafu non sbaglia, è il 24esimo, ci sarebbe tempo per recuperare, ma rimane in 10 il Milan per l'espulsione di Calazze, una manata in faccia a Bertotto. Calazze si era arrabbiato per questo calcio ricevuto da Pinzi che aveva subito il fallo da Calazze, comunque sottolineiamo poi l'abbraccio tra Calazze e Bertotto. Nel finale, ultimo tentativo, la palla è per Thomasson che sbaglia. Può esultare l'Udinese per il colpo grosso in casa dei campioni d'Europa, si conclude invece male il 2003 splendido del Milan con 3 coppe vinte e 2 finali perse ai rigori. Possiamo chiudere qui le immagini, abbiamo anche un... Fredda.